differente, sì. Differente. Quanta gente c'è? Cazzo di Dio. Allora. Il presidente. Sì. Poi c'è. L'altro? Ecco, ecco. Beh, Pier Salvador. Buongiorno.
Maxi, meraviglioso progetto, sani come pesci, cioè si chiama Hello Fish, e come sapete è stato portato avanti e viene portato avanti dall'Union Camere, dal MIPA, dice perché tutte ste A, perché è agricoltura, alimentazione, di tutto si occupano delle foreste, dei pesci, del grano, degli animali e di come mangiamo. E quest'idea del MIPAF, ovviamente in collaborazione sempre con le istituzioni europee che ci sorvegliano e ci amano, è servito in questi anni a raccontare a voi ragazzi, ma non solo a voi ragazzi, anche ai babbi e alle mamme, che non è che sul pesce proprio sono bravissimi, come si mangia il pesce, quali sono le specie e quali sono i problemi economici aperti dalla mancanza per il nostro paese di pesce. Lo so che vi sembra un'assurdità, 8.000, i mitici 8.000 chilometri di coste, e pensate voi, il primo aprile ci fanno il pesce, nel senso che dal primo aprile in poi noi il pesce dobbiamo andarcelo a cercare in giro per il mondo. Questo ovviamente, come capite, è da una parte un problema perché tiriamo fuori un po' di soldi, dall'altro è un problema perché non tutto il pesce che si trova in giro per il mondo ha la qualità di quello italiano, che è ovviamente, come sempre, quando parliamo di agricoltura e di alimentazione, il migliore del mondo. E chi è che lo testimonia? Per esempio due fratelli come questi qua, Sandro e Maurizio Serva, che sono, pensate, due stelle Michelin. Che cosa significa? Che stanno nell'Olimpo dei ristoranti d'Europa. E loro due hanno avuto il coraggio, perché sono innamorati della loro terra, qui non lo vedete ma scorre un fiume, e i ragazzi prima sono andati a vedere come si allevano le trote, hanno avuto il coraggio di impostare la loro cucina sulla risorsa del pesce d'acqua dolce. Sono i più bravi in Europa a fare cucina con il pesce d'acqua dolce. Vero Sandro? Così dicono le guide, quindi sì, quello che ha detto Carlo. Anche i clienti. Anche i clienti, sì, però i clienti leggono le guide, quindi poi arrivano da noi e chiaramente ecco, ci mettono alla prova. E ragazzi e bambini d'Italia, io lo so che voi siete invidiosi, perché sapete già che questi ragazzini che sono qui con noi a farci compagnia, che stanno muti come pesci appunto, hanno la fortuna di mangiare la pappa fatta da Maurizio. Vabbè, speriamo che poi successivamente abbiano spesso questa fortuna, no? Oggi abbiamo abbassato molto la media dell'età dei nostri clienti. Ma se l'educazione alimentare, l'educazione al buono e al bello, comincia a quest'età, poi diventano clienti dei fratelli Serva. Assolutamente, io ho sempre sperato, e lo dicevo prima anche con la dirigente scolastica, sotto l'impeto del prof? Ministero. Dove sta la prof? Sì. Eccola là la prof, dopo ci parliamo. Che dovevamo fare qualcosa e partire, ecco, da questa l'età giusta all'educazione alimentare, ma in un territorio in cui, diciamo, abbiamo qualcosa di unico e eccezionale. Quindi siamo ben felici oggi di essere qui con voi e soprattutto, scusate, con Carlo Gambi, perché io ho provato prima a, voglio dire qualcosa su Carlo, ma è talmente lungo il curriculum che ve l'ho messo sul tavolo per ognuno. Quindi, editore, giornalista, scrittore, presentatore. Io faccio un po' di cose, però chi fa veramente tante cose sono le camere di commercio. E noi oggi, se la camera mi segue, lo vado a trovare subito, siamo ospiti, in qualche modo, della Camera di Commercio di Rieti. Rieti, che per l'agricoltura, e guardo i nostri amici del MIPAF, è un presidio fondamentale. Dovete sapere che qua un signore che si chiamava Nazareno Strampelli ha selezionato i migliori grani del mondo, partendo da una qualità di grano che si chiama Rieti originario, e da questo grano abbiamo fatto i grani più buoni del mondo. Non solo, questa è la provincia dove l'integrazione tra produzione e sostenibilità ambientale è più alta di tutta Italia. Volete un'altra eccellenza? Ma tanto voi lo sapete perché mamma ve lo dà tutti i giorni. L'olio extravergine d'oliva del territorio di Rieti è uno degli oli eccezionalissimi. Si può dire eccezionalissimi? Sì, si può dire. Si dice. E allora, di tutte queste cose con chi parlo? Ma parlo con Vincenzo Regnini, che è il presidente della CCIAA di Rieti. Perché AAA? Perché artigianato,
agricoltura, industria e commercio. Ma se tutto si tiene. Allora, Lennini, come andiamo qua? Ma qua andiamo bene, grazie soprattutto a questa meraviglia che la natura ci ha dato. Questi sono territori che sono uno scrigno di risorse che l'uomo ha saputo implementare. La capacità dei fratelli Serva ne è testimonianza, ma abbiamo parlato di strampelli, ma abbiamo parlato anche di tutte quelle imprese che in maniera laboriosa tutti i giorni si rimboccano le maniche e riescono a tirar fuori appunto dalla terra meraviglie e dall'acqua, perché fra i primati che ha la nostra provincia, che siamo qui adagiati sulla seconda falda idrica per dimensione a livello europeo, e le nostre acque, che sono meravigliose, stupende, tolgono anche la sete ai romani, il nostro acquedotto del Peschiera, e sono anche quell'habitat naturale dove il pesce d'acqua dolce la fa da padrone. Oh, Presidente, io so che voi avete dato luogo anche però a diversi progetti di sostenibilità con le vostre imprese, anche di riconversione, certo. So che il biologico in agricoltura qui va alla grandissima. Certamente, siamo la provincia laziale dove il biologico è più utilizzato, qui abbiamo un grande vantaggio, viviamo in un altopiano, per cui non c'è bisogno della chimica. E Strampelli, appunto, come si diceva, ha fatto una cosa molto semplice, ha preso due varietà, per evitare l'allettamento del grano da un lato e per avere delle spighe rigogliose. Lo ha fatto innestando questi prodotti, quindi non con le grandi manipolazioni genetiche, ma proprio dando alla natura i suoi tempi, i suoi ritmi. E questo è l'insegnamento che noi cerchiamo di trasferire ai giovani imprenditori, perché non dobbiamo massificare le nostre produzioni. È l'unicità, la particolarità, la ricercatezza, l'elemento sul quale far business, sul quale lavorare. Questo è il nostro impegno. Avete capito? Col dottor Regnini abbiamo scoperto una cosa fondamentale, che se mangiate un piatto di spaghetti col sugo di trota, condito con l'olio, e ci bevete un bicchiere d'acqua, è tutta roba di dieta. Certo. Ha capito te come va al mondo? Qui c'è anche però il segretario generale della Camera, che è Giancarlo Cipriani. Una battuta, come sta andando? Ci stiamo ripigliando o no? Ci stiamo ripigliando è una parola grande, però sicuramente c'è un grandissimo fermento nella valorizzazione dei prodotti che noi abbiamo qui in provincia. C'è un grosso fermento anche nelle modalità con cui questi prodotti non solo vengono commercializzati, ma vengono anche presentati, e anche come questi prodotti vengono lavorati per poi essere serviti a tavola. E di Fratelli Serva sono in questo scenario, sono degli attori principali e che portano appunto questi sapori e questi saperi in giro per il mondo e ne fanno diventare un'eccellenza ancora di più di quella che sono realmente. Allora dovrei smentire il mio concittadino Dante, perché non è più Ai Serva Italia di sventura Ostello, ma Ai Serva Italia di qualità Ostello, giusto? E qui c'ho uno che di qualità se ne intende tanto, l'avete già conosciuto in tutte le edizioni delle mie chiacferneticazioni su HelloFish. Mi raccomando ragazzi, www.itellofish.it. Perché? Perché il sito è bellissimo, poi vi dico cosa c'è dentro, c'è anche un giochino, divertente, dopo vi lancio anche una sfida, perché c'è un concorso e si vince un sacco di cose. Dicevo, qui c'è un non è più nemmeno un interlocutore, è un amico, fedele come un pesce. Pier Salvador, che rappresenta l'Associazione dei Piccoli dei Piscicoltori Italiani. Dice piscicoltori perché? Salvador, intanto ti è gelato che ti faccio la domanda. Grazie. E saluta i ragazzi. Salute a tutti, è sempre orgoglioso essere insieme a voi. Oggi ancora di più perché parliamo con il re della trota, perché la mia famiglia è stata il precursore dell'allevamento di trota in Italia, per cui onore al merito, l'Italia da nord a sud è sempre la prima al mondo. E purtroppo tante volte non sappiamo dirlo questo, invece lo dobbiamo urlare con felicità e gioia. Ah, se fosse per me io lo dico a tutte le parti. Sì, allora, però volevo spiegarvi una cosa. Che cosa fa Pier Salvador e che cosa fanno le aziende che sono riunite nell'Associazione dei Piscicoltori? Fanno una cosa molto semplice, quella che gli uomini hanno imparato a fare prima ancora di coltivare i campi. Dovete sapere che la prima attività, diciamo così, agricola o di moltiplicazione della risorsa alimentare è stata quella delle peschiere, degli allevamenti di pesce.
Perché? Perché era facile, perché era una risorsa proteica importantissima disponibile. E pensate, dice, ma lo facevano quelli che stavano messi male, no? I poverati. No, no. Se voi andate a Ponza, per esempio, vedrete negli scogli delle vasche. Gli imperatori romani allevavano il pesce perché ne erano golosissimi, in particolare le murene, e quelli sono dei veri e propri monumenti. Ecco, pensate a quale eredità Pier Salvador ha dietro le spalle. E pensate a un'altra cosa importantissima. Vi avranno raccontato, questa è terra importante dal punto di vista del progresso degli uomini. Qui i benedettini e poi i francescani si dettero alla coltivazione, alla ricolonizzazione del territorio, una volta che, come dice la mia bimba, c'è stata la crollazione dell'impero romano. E cosa facevano i benedettini? Coltivavano e piantavano prima di tutto due alberi, la vite e l'olivo, e poi piantavano il grano. Ma i benedettini e i francescani sono stati i primi a riprendere le peschiere, a fare allevamento di pesce. Pensate, seguendo la scia di una piccola trotella, Fario, dove si potrebbe arrivare. Allora, Pier, arriviamo invece ai giorni nostri. Sappiamo che abbiamo questa carenza di pesce in Italia, sappiamo che l'acquacoltura si sta avviando a passi giganteschi a certificare totalmente la qualità della produzione, ma vogliamo spiegare ai ragazzi che differenza c'è fra il pesce d'acquacoltura e quello pescato? Praticamente nessuna. Prego. Sì, partiamo da un concetto semplicissimo che chiedevo prima ai miei gentili ospiti qua intorno. Che differenza c'è tra la pesca e l'acquacoltura? Allora, la pesca è come il cacciatore, va a pescare quello che arriva, arriva. L'acquacoltura è l'impegno dell'uomo, come dicevi tu, acquacoltura, di coltivare l'acqua. Voi sapete che la terra rispetto al mare è un terzo. Abbiamo ancora due terzi di territorio del pianeta ancora da coltivare, che è l'acquacoltura. I benedettini, diceva giustamente lui, perché avevano fatto la peschiera, che era dove si allevava, dove gestivano il pesce? Perché avevano bisogno il venerdì di avere il pesce fresco. Intelligentemente ha detto, non sempre vado al mare e posso pescare quello che voglio. Invece l'acquacoltura è come quando levo i campi, quando voglio vado e trovo quello che ho coltivato. Però questo importa un grandissimo impegno. Il cacciatore esce col fucile e spara, il pescatore va a pescare, quello che arriva arriva. Però che impegno abbiamo noi attraverso l'acquacoltura? Una serie di impegni. Uno grande impegno è quello che c'è scritto sul cartellone, il rapporto tra sostenibilità e alimentazione. La sostenibilità nell'acquacoltura ha tre grandissimi aspetti, che è la sostenibilità dell'ambiente, per cui l'acquacoltore ha la responsabilità di rispettare l'ambiente, perché se noi roviniamo l'acqua, roviniamo l'ambiente, quello non ci perdona. La natura, vedete quei disastri che succedono, tante volte sono anche colpa nostra, perché la natura va per la sua strada, sta all'uomo a sfruttare la natura, ma a rispettare la natura. Poi c'è la sostenibilità sociale, cioè chi lavora nell'acquacoltura deve avere i propri diritti, i propri doveri. Ma pagato bene, pagato il giusto. Ecco, pagato il giusto, rispettato. Cioè, poi c'è la sostenibilità economica, perché qualsiasi attività deve avere anche un risvolto economico. Devi guadagnare dei soldini, se no non vai avanti. Un altro aspetto importantissimo è che quello che mangiamo noi deve essere sicuro. Cioè dobbiamo mangiare una cosa sicura. Allora, se noi abbiamo la possibilità di controllare tutto il ciclo biologico del pesce, dobbiamo allevare un buon pesce. Dobbiamo essere sicuri di dare a chi, come voi, come oggi mangiamo, un pesce sicuro. Purtroppo l'Europa e l'Italia, come dicevi giustamente tu, importa quasi il 75% del pesce che consuma. È una vergogna questa per l'Italia. È un grandissimo aspetto negativo. Dobbiamo essere più bravi a coltivare di più pesce, perché il pesce importato non sempre dà le tre caratteristiche della sostenibilità, o il sociale, o economico, o l'ambientale. Poi c'è un altro aspetto. Tutti voi sapete che il pesce fa bene, però
Quanti siamo circa adesso nella Terra? Siamo circa 7 miliardi di persone. Più o meno, dai. Ecco. Dicono, I nomi, voglio i nomi di tutti. Sì, dopo te li mando la lista per mail. Però noi nel 2050, lo dice la FAO, saremo quasi 9 miliardi e mezzo. Per cui la FAO dice, se noi dobbiamo dar da mangiare a tutte queste, quando voi avrete 40 anni, siete con 10 miliardi quasi di persone. E avere la pancia piena, la pancia vuota fa la differenza. Per cui noi dobbiamo andare a coltivare bene l'acqua per poter dare da mangiare a tutti, altrimenti non ne avremo da mangiare, è un grossissimo problema. Senti Pier, raccontiamogli ai ragazzi, perché ora vado dai fratelli Serva, che la trota è un indicatore ambientale straordinario, perché se le acque non sono pulite, lei ci saluta. Ha detto bene il Presidente della Camera di Commercio che qui parte un acquedotto. A Roma, per esempio, utilizzano la trota come rilevatore biologico della qualità dell'acqua. La trota nasce nel torrente, nasce nell'acqua pura. Se non hai l'acqua pura, te lo dico io che ogni giorno ha a che fare, la trota non cresce. Tanto è vero che mi fanno da ridere quando dice che noi siamo inquinanti. Noi siamo, inquiniamo ogni attività, ognuno di noi in quota parte è inquinante. Però devi dire, come si dice, beneficio e costi. Devi stare attento a non inquinare, perché noi se non abbiamo un inquinamento nel nostro allevamento, non siamo bravi, ci muoiono le trote. Però tante volte c'è un altro aspetto che vi devo porre anche all'attenzione, che l'allevamento, se fatto bene, è anche una sentinella ambientale. L'allevamento di trote, credetelo, è una sentinella ambientale. E molte volte, non calcolato da me, ma calcolato da chi vengono a fare le analisi, noi abbiamo della trota, dell'acqua migliore in uscita che in entrata tante volte. Purtroppo questo non dovrebbe succedere. Posso Grazie aggiungere... Pier, poi facciamo un altro giretto. Carlo, ecco che Sandro curioso, che interviene. Che quando si parla di trota lui fa. Di Spia, nel 1200 il castello feudale era circondato da certo. fossato e la sentinella era la trota come spia. Quindi la mattina quando si alzavano bevevano l'acqua se la trota era in vita, perché poteva essere attaccato dal nemico. Quindi, diciamo, fin da quell'epoca è stato qualcosa di... Poi ci hanno messo il coccodrillo, che come fa? Come fa il coccodrillo? Boh! Allora, non l'ho ancora presentati! Sono i ragazzi, bambini... No, ragazzi, dai, bambini, fanno la quinta. E questa è gente seria. Dell'Istituto Comprensivo Antonio D'Angeli di Cantalice. Cantalice, Cantalice. Ah, vedi, è tutto un tema di pesce, sì. Canta l'alice, quindi è l'acciuga canterina, capito? Di Cantalice, come si dice, e ci sono tutti e tre i plessi, che è una cosa diversa dai complessi. I plessi sono le scuoline, ok? E le scuoline stanno accanto Cantalice, Alice cantante, appoggio Bustone e ovviamente arrivo Dutri, che stiamo qui, arrivo Dutri è qua, giusto? Vero? Mi confermate che siamo arrivo Dutri? Sì! Mi confermate che il vostro Istituto Comprensivo Antonio D'Angeli è il più bello d'Italia? Sì! Mi confermate che mangerete un sacco di pesce? Oh, e allora, Pier, io ti vorrei ricordare che nella tua associazione ci sono anche quelli di acqua di mare. No, non vorrei che poi hai dei problemi con la rielezione, capito? No, perché non lo sapete, ma l'Italia ha anche la massima qualità nell'allevamento. Ora arriva la domanda, arrivo. L'acquacoltura di mare, che noi siamo l'unico paese che la fa con enormi cestoni al largo, con i pesci che vengono alimentati secondo natura e non come fanno molti altri, per esempio Erdogan, che mi sta tanto simpatico, che gli danno anche gli antibiotici. Se sanno come un pesce, no, anche il pesce ogni tanto ha la febbre. E allora per evitare che gli venga la febbre, dai che gli pompano
Mi raccomando, mamme, bimbi, zii, nipoti, quando andate al supermercato, o andate in... Guardatemi, sono bellissimo, lo so. Allora, quando andate a fare la spesa con mamma e babbo, primo, gli dite, secondo la dieta mediterranea, io devo mangiare almeno 7 porzioni di pesce alla settimana. Sette. Poi il pesce che compri, non importa se è pescato o è allevato, ma guarda la zona FAO. La zona FAO è come se tu avessi preso gli oceani del mondo, l'hai fatti tutti a pezzettini e ad ogni mare gli hai messo una targa. Ecco, state attenti. Perché non è detto che tutto il pesce del mondo sia sano. L'importante è che sia un pesce italiano. Tant'è vero che anche il pesce che arriva dall'allevamento deve avere la targhetta FAO. Quindi, quando andate a fare la spesa con babbo e mamma, dite, voglio il pesce e lo voglio italiano perché voglio stare sano. Oh, ora l'ho detto e mi sento meglio. Allora, andiamo dai... gemelli del Cavedano, i Ronaldo della Fario, come posso dire, i Lewandowski del Gambero di Fiume, eccoli qua, o se preferite, perché io so che le ragazzine amano anche la ginnastica, l'avete visto che le ragazze italiane della ginnastica artistica sono diventate campionesse del mondo? Ragazzi, perché l'altra cosa, noi continuiamo a dirvi sostenibilità, pesce, ma anche un po' di movimento non fa un soldo di danno. Hanno chiuso l'oratorio, infatti abbiamo un problema nel mondo, che i bambini diventano obesi, perché? Perché mangiano schifezze. Se vi fate un bel panino con la trota affumicata, per esempio, purché sia italiano, vi divertite un sacco. Se vi fate, che so, una bella zuppetta di telline, di mitili, e poi ci arriviamo a parlare dei mitili, starete più in salute. Ma ora con loro invece vorrei che ci raccontassero che piatto hanno preparato per voi, per i ragazzi. Sono due piatti. Due piatti. Due piatti però, uno è uno shogun che faremo qui, un filetto di rota con avvolto nella lattuga, con una... mi sfugge zenzero. No, lo zenzero, no. Sì, ragazzi, okay. Con una spremuta di rucola. Ah, spremuta couscous di rucola. Sì, e couscous con delle bietoline e del miele caramellato. Chi esegue, te o tuo fratello? Possiamo fare entrambi, allora, cominciate l'opera, sì. Che io ritorno poi a vedere come siamo messi con l'opera. Sì, invece serviremo poi un filetto di rota molto semplice in crosta di patate, che i ragazzi possono anche ripetere a casa, e abbiamo fatto loro una pergamena con tutti gli ingredienti e i passaggi, quindi possono anche fare a casa, allora, questa cosa. Sì, l'idea era quella di fare due piatti, esatto. Chiaramente uno molto più gourmet, certo. Quindi con anche qualche contaminazione che viene da paesi completamente diversi. Beh, d'altra parte con couscous stiamo... sempre da, quindi, in Mediterraneo. E quindi un pochino più complesso. L'altro un pochino più semplice per farglielo assaggiare, per portarli gradualmente poi ad arrivare a un piatto molto più complesso. Allora io direi che voi cominciate l'opera, io faccio un altro giro di chiacchierate e ogni tanto vi vengo a rompere le uova nel paniere. Intanto io potrei dire a loro, ragazzi, sì. Come riconoscere un pesce se esatto. O meno, perché così magari se vanno con i genitori al mercato... la camera riesce a inquadrare, possono... vediamo, sì. Allora, l'importante resista, è che... mi stacchi sulla branchia. Che l'occhio sia sempre non opaco, quindi ben lucido, questo è fondamentale. Gesù dice anche il proverbio, occhio per occhio, dentice per dentice. Poi, andiamo avanti. Se andate in un mercato e prendete il pesce in questo modo e lo sollevate, rimane in orizzontale, quindi questo è il sintomo della la carne che è ancora ferma, quindi è perfetto. Un'altra cosa da fare è poggiare l'indice sul dorso della trota, spingere, quando tutto torna indietro il pesce è garantito. Quindi queste sono tre cose fondamentali che potete divertirvi insieme ai genitori, raccontatelo, per avere un prodotto di alta qualità. E poi vorrei dire un'altra cosa, siccome voi siete abilissimi a sfilettare, che non è difficile imparare a sfilettare, è bene che imparino le mamme, le nonne,
perché siccome quando sono bambini piccoli c'è sempre il problema della lischetta, eccetera, eccetera, se vi abituate a sfilettare avete un controllo delle spine presenti all'interno del pesce molto maggiore e quando lo date ai bambini state tranquilli. Ma diciamo basta che, sta pinzetta. Una pinzettina così e si toglie. Poi diciamo la trota, altri pesci diciamo hanno le spine un pochino più complicate, biforcute, certo. Ma la trota per esempio le ha in fila, così come la spigola, così come l'orata, quindi con la pinzettina in un attimo vengono via. Ok, allora voi al lavoro e io al ministero, faccio sto viaggio fino a Roma al ministero. Sono qui con due ministeri. Lo stesso ministero? Il famoso ministero della fede. Allora, qui sto per dare la parola a due importantissimi personaggi, come tutti quelli che stanno dentro la pubblica amministrazione. Dottoressa, se me lo regge così parla. Sono molto importanti. Sapete che spesso e volentieri si sente anche in televisione l'impiegato statale dire senza di loro il paese sarebbe come quella trota lì, ma andata male, nel senso che si piega. Loro sono la spina dorsale di tutto quello che facciamo e sono la dottoressa Laura De Girolamo e il dottor Franco Cerquetani. Sono la direzione pesca del MIPA AAF, anche turismo, da quando è arrivato il mio amico Centinaio, perché noi ministri no uno, ce l'abbiamo un centinaio in un ministero, no è veramente in gamba il nostro ministro, e loro hanno fra le mani le attività che il ministero fa a vantaggio sia della piccola pesca, sia della pesca industriale, sia della acquacoltura e sia di tutti i controlli che fra l'altro vengono fatti. Ora loro ci parleranno delle attività del Ministero e mi viene in mente una cosa, ci siamo scordati un'altra faccenda, Rieti. Qui c'è il più importante gruppo elicotteristi dei Carabinieri Forestali d'Italia, che sono quelli che si occupano di salvaguardare l'ambiente, di fare controlli sanitari, di garantirci che viviamo in un posto bello, sano e pulito, che è uno degli obiettivi del MIPAF. Prego, a voi la parola, scambiatevi il microfono e raccontateci cosa fa il Ministero, perché noi vogliamo più bene il pesce e perché siamo sani come pesci. Ma il Ministero, salve a tutti, il Ministero fa tante cose, finanzia tanti progetti, come in questo caso è un progetto finanziato con i fondi del FEAMP, quindi la Commissione Europea. E questo progetto ha fra le sue iniziative anche soprattutto quello della promozione dell'acquacoltura e la sostenibilità della pesca. Per quel che riguarda poi l'acquacoltura, un elemento, una cosa molto importante e anche nuova è quella che si sta lavorando al rilascio di un marchio identificativo. Marchio di qualità. Di qualità certificata che si potrà poi trovare, speriamo abbastanza presto, nel prossimo anno, su tutti i prodotti. E che quindi noi rilasceremo e che la Commissione Europea dovrà chiaramente riconoscere, e questo è uno dei punti. Facciamo sempre un po' fatica in Europa a fargli capire che noi alla qualità ci teniamo tanto, però sì, vabbè. Però poi sarà un elemento in più, e di questo anche il dottor Salvador. Salvador lo so che è in prima linea, sì, d'altra anche, parte si chiama Salvador sì. Perché lui salva, se no. Sì, ma infatti, e questo poi. Cioè, la nostra attività è varia, finanziamo tante cose e in questo ambito, con questo progetto, ci è piaciuto diciamo in particolare questa attività perché per i ragazzi, per trasferire a loro queste informazioni che saranno poi, si porteranno dietro, sono il nostro futuro e quindi per quel che riguarda proprio il rispetto, diciamo, i principi di rispetto della natura e praticamente anche di quella che è quindi poi la pesca sostenibile e quello che sono ecco tutto quello che riguarda il mare e le risorse presenti attualmente. Grazie dottoressa, c'ho una curiosità, ma lei sì. Pesce lo mangia? Sì. Tanto? Beh, abbastanza. Un po' di più, che non mi fa okay. Male. Allora, dottor Cerquetani, volevo
intanto che dicessimo ai ragazzi che questa attività, l'acquacoltura, ma anche la piccola pesca, sono diventati una prospettiva economica molto importante, no? Altro che. Tant'è vero che il Ministero si impegna notevolmente a questo. Perché? Perché noi facciamo sempre un punto fermo. Quello che è scritto lì, tutelare l'ambiente per garantire il futuro e le risorse alimentari. Questo non si può fare se non c'è una prospettiva di futuro, non si può fare se c'è, come dire, già un obiettivo da raggiungere. Perché capiamo che il mondo, se noi continuiamo a trattarlo così, probabilmente, come diceva anche il Presidente dell'AVI, ci si rivolta contro. Qui forse è doveroso anche ricordare una cosa, questi ragazzi, grazie prima di tutto perché sono qua, ma ricordiamoli che sono stati toccati da un problema qualche anno fa fondamentale. Allora io li ringrazio ancora di essere qui presenti e li vogliamo far capire che sia le istituzioni, sia ma anche tutte quante, come dire, le organizzazioni che possono dargli una mano, cercheremo di fare del tutto per far sì che, di creare, come dire, un qualcosa, un terreno che possa essere migliore di oggi. Okay. Migliore di oggi. Allora, prima diceva la dottoressa De Girolamo del turismo, ma io so che questo pescaturismo è divertente assai e che i piccoli pescatori trovano con questa integrazione al reddito il modo di non mettere a secco le barche, vero? Certo, è un modo, un'attività in più aggiuntiva che tutela anche la risorsa proprio. Quindi marchio di qualità, integrazione, tutela ambientale per fare l'Italia più bella. Sicura. E creare anche prospettive nuove di lavoro, fra l'altro, esatto. Che in questo momento... Allora, diciamo così, da stamattina abbiamo imparato che non siamo più soltanto una penisola, ma siamo un pontile di qualità che galleggia nel bello. Va bene? Mi piace come idea? C'era questo ragazzino che aveva fatto una domanda, vero? No, chi era che aveva... Ma lei! Come si nutrono le trote? Salvador, come si nutre la trota? Dammi il microfono che glielo porto. La domanda principale è questa, perché quello che diamo da mangiare alla trota poi è quello che mangiamo noi nella trota, giusto? Allora, siamo pian piano, siamo diventati bravi. Io quando ho cominciato a lavorare nelle trote, era 40 anni fa e più, il mangime, che si chiamava mangime, adesso lo chiamiamo alimento, era una prima ricerca delle cose. Noi dobbiamo andare a vedere in natura quali sono le cose che preferisce la trota e cercare di preparare un mangiare, un pasto per loro che sia buono, per cui c'è dentro della farina di pesce, c'è dentro dell'olio di pesce, ma c'è dentro anche del vegetale, perché non vogliamo andare a rovinare più di tanto il mare per cercare le cose, e mettiamo dentro per esempio farina di soia, ci sono le vitamine giuste, ci sono tutte le cose fatte da persone che hanno studiato la trota nella natura per vedere quello che poi noi dobbiamo andare a alimentare. Per esempio è molto famosa la trota salmonata. Perché questa? Perché la trota salmonata ha la capacità, la trota iridea ha la capacità, come il salmone, di fissare l'astassantina, che sarebbe un pigmento che c'è in natura. Cioè in natura il salmone e la trota trovavano i gamberetti. Mangiando il gamberetto che è rosa si colorivano le carni. E noi adesso prendiamo l'astassantina, che è un prodotto naturale, e glielo mettiamo dentro, perché è come chi va al mare, è tra un moro e un biondo, il moro si abbronza di più. La trota si abbronza di più di questo colorante e dà un sapore più buono. Per cui, il signore, mi pare che non sia, e sia una trota naturale la vostra. No, ce n'è una iridea e un afario. Un afario, sì, ma l'iridea non è salmonata, non è nitrata bianca. Questo è conforme alle preferenze, si danno le opportunità più grandi e più ognuno di scegliere quello che ritiene. Però la domanda del mangime è molto importante, e non lo chiamiamo mangime più, lo chiamiamo alimento, perché anche il pesce deve essere rispettato e deve avere la sua dieta per essere... E questo introduce anche un altro il problema che è molto importante, che è la tracciabilità totale che abbiamo del prodotto dell'acquacoltura. La certificazione del Ministero ti dice che noi abbiamo l'obbligo, è un dovere, di tracciare il pesce. Ve la dico semplice, il pesce ha una targa e con questa targa si capisce dove è nato, come è stato allevato e chi l'ha commercializzato. È quella
etichettina che vi dicevo, cercate in pescheria. Scusa, bravissimo. E allora voi dovete andare a casa e dire alla mamma: mamma, guarda che io non voglio mangiare un pesce qualunque, il pesce fa comunque sempre bene, però io non voglio mangiare un pesce qualunque, voglio mangiare un pesce italiano o europeo, però meglio ancora se italiano, perché lascia, credi, stare, a me europeo. Esiste, sì, lasciamo stare gli europei, ma sai, siamo in Europa, bisogna dire. Però devo dire una cosa, io faccio parte anche a tantissime commissioni, domani sono a Bruxelles a discutere di queste cose, vi devo dire una cosa, che noi ci umiliamo sempre, non sappiamo mai dire bene le nostre cose, ma il sistema di controllo italiano, lasciamo stare i furbi che non mi interessano, il sistema di controllo italiano è uno dei migliori al mondo. Vi posso garantire che non passa settimana, nei laboratori di trasformazione della trota e di tutti i pesci, della spigola, dell'orata, i pesci d'acqua cruda, ogni giorno c'è il veterinario che controlla. Non sono queste sciocchezze. Quando io porto un pesce non lo so. Per cui la mamma, quando va a fare la spesa, anche voi dovete dire: mamma, io voglio mangiare un pesce. Tanto perché tiriamo avanti la nostra economia, prima di tutto. Perché sappiamo com'è fatto e perché sappiamo che mangiando un pesce italiano non siamo andati a rovinare l'ambiente in altre parti, non abbiamo maltrattato le persone che lavorano e abbiamo dato anche del reddito alle nostre, ai nostri allevatori. Grande Piere, ma siccome parlavi d'Europa, io qui c'ho uno che c'ha un problema con l'Europa, o meglio, è l'Europa che gli pone un problema. Vado a parlare. Domanda: vi piacciono gli spaghetti con le vongole? Sì. L'imbevata de cozze? Sì. Allora, sapere che se mangiate gli spaghetti con le vongole è grazie a questo signore qua. Lui è Eraldo Rambaldi, che rappresenta l'Associazione Mediterranea di Acquacoltori, che in realtà sono in larghissima prevalenza mitilicoltori e allevatori di conchiglie bivalve. Quale problema hanno ora loro? Che l'Europa fa il sopracciò, gli ha detto: ah, a proposito di mangime, ma che gli date voi a sta roba? Qual è il problema? Poi mi rispondi, un attimo solo, vado alla mia telecamera che vado a fare il sermoncino. Allora, l'Europa è importante, ma c'ha un problema, che è convinto che sia tutto piatto, tutto uguale, capito? E non si rendono conto che fra allevare le cozze a Gaeta e farle in laboratorio a Dresda non è la stessa cosa. Io preferisco quelle di Gaeta, se devo essere sincero. Ciò detto, però, questa armonizzazione burocratica, ve lo ricordate la storia delle vongole che non devono essere più piccine? Poi abbiamo spiegato che noi abbiamo i lupini, e i lupini sono nani, sono vongole saporitissime, vongole nane. Se te mi dici che deve essere 3 centimetri, cosa faccio? Le gonfio? No! Allora lì l'abbiamo spuntata, ora c'è stato un problema, però dai Rambaldi, sì, raccontaci. Brevemente, a parte tutto, questo, raccontaci quanto è importante l'attività che fate voi. Ah, prima di tutto io sono Rambaldi, direttore dell'AMA. L'AMA è un'associazione che si dedica all'acquacoltura e rappresenta soprattutto i molluschicoltori. E noi lavoriamo a fianco all'API, che si specializza di più sui pesci. Ora, in Italia noi alleviamo principalmente due specie, che sono i mitili e le vongole verace, anche se ultimamente abbiamo anche l'allevamento dell'ostrica. Questo molti non lo sanno, ma ormai da qualche anno noi abbiamo l'ostrica italiana. Ci sono diversi impianti che stanno allevando l'ostrica e stiamo arrivando a una produzione interessante. Ultimamente, diciamo, alcuni regolamenti comunitari che stanno operando nell'ambito della certificazione biologica stanno ponendo dei paletti che mettono un po' in difficoltà l'acquacoltura nazionale. E quindi ultimamente noi come associazione stiamo portando avanti delle istanze per emendare questo regolamento e far sì che anche i molluschi possano essere certificati biologici. Questo quindi è un aspetto che noi curiamo e insieme al Ministero portiamo avanti queste esigenze del nostro settore, che non sempre corrispondono a esigenze della muscicoltura, per esempio atlantica, che è diversa. Però mi spiegavi, Rambaldi,
che la vera differenza fra la nostra mitilicoltura, diciamo allevamento dei bivalvi, e gli altri è che noi di fatto gli facciamo mangiare quello che mangerebbero naturalmente, no? Perché sì, facciamo questa acquacoltura così estensiva che loro è come se fossero, che fossero nelle condizioni non di cattività, mettiamola giù così. I molluschi sono organismi che si alimentano dell'alimento naturale, del plancton, e che vivono quindi in ambienti naturali. Ora, noi abbiamo per esempio grosse produzioni a mare ma anche in laguna, e quindi abbiamo delle specificità completamente diverse rispetto ad altri settori. E quindi facciamo? E quindi noi cerchiamo di rappresentare alla Commissione europea quello che sono le esigenze di un settore come il nostro nazionale, che è tra i più importanti a livello europeo e quindi merita attenzione. Allora, prima di andare dai serva a vedere questa ricetta meravigliosa, ne do due, io, veloci, a babbo, a mamma, con i prodotti dell'ama, ok? Allora, potete farvi, per esempio, stupendo vostro marito, una vellutata di cozze. Come si fa? Si prende le cozze, ne prendete un chilo, va? Le fate aprire come fate di solito. Nella pentola dove le fate aprire ci mettete un po' di sale, due spicchi d'aglio, una foglina d'alloro, una foglina di salvia e una di rosmarino. Le fate aprire, sgusciate tutte le cozzettine, tenete da parte l'acqua che hanno fatto e con cui le avete aperte. E poi cosa fate? Con queste fate una besciamella lenta, ma invece del latte usate l'acqua di rilascio delle cozze. Prendete il mixer, frullate tutto, avete messo le cozze nella besciamella, avete fatto la crema, prendete del pane buono, lo fate a crostino e avete risolto la cena. Seconda cosa, con le ostriche, fate gli spaghetti esattamente come l'avete fatti finora con le vongole, nel senso che vi fate aprire l'ostrica, prendete le ostriche, lessate la pasta, aglio, alloro, rosmarino, olio extravergine d'oliva, meglio se di Rieti. Quando l'aglio è appena colorato levate via le altre foglie, scolate la pasta, passate la pasta come se fosse uno spaghetto aglio, olio, peperoncino senza peperoncino nella padella, e all'ultimo buttate le ostriche che prenderanno temperatura con lo spaghetto e sarà un grande divertimento. Ma è un grande divertimento è questo! Serva Italia di qualità, Ostello, raccontami come l'hai fatta. Allora, diciamo, intanto che faccio un giro per i bimbi. Sì, è una trota, modello Giuditta, non so, dei filetti di trota avvolti nella lattuga. Il problema dei pesci d'acqua dolce, ma in generale il problema dei pesci, sono le cotture troppo lunghe. Noi siamo abituati a casa a cuocere troppo, soprattutto quando siamo in presenza di pesci assolutamente magri. La trota è, perché poi c'è sui pesci d'acqua dolce questo luogo comune che sono grassi, non è assolutamente così. Se hanno un difetto è proprio quello di essere troppo magri. Quindi quando li cuociamo li dobbiamo cuocere molto poco. Come? Altrimenti li facciamo secchi, asciutti. Infatti nella tradizione venivano solo arrostiti alla brace, diventavano secchi, stopposi e pieni di spine. E quindi, diciamo, gli abbiamo dato spessore per mantenerla molto umida all'interno. E poi, diciamo, l'abbiamo accompagnata a un gioco tra la tendenza acida dell'ananas, dell'acqua del pomodoro, l'amaro della rucola e la tendenza leggermente dolce del pesce d'acqua dolce. Se vuoi. Poi sì, chiaramente questo piatto lo serviremo anche per gli ospiti che si fermeranno più tardi. La cottura è molto lenta, come diceva Maurizio, quindi noi abbiamo messo una padella a fuoco lento e avvolti con questa lattuga che protegge i liquidi all'interno del pesce. La trota ha solo il 5% di grassi, che non è un pesce grasso, e quindi bisogna mantenere all'interno questi liquidi e poi sentirli anche durante quando si mangia. Quindi è chiaro che è una cottura molto lenta, ruotando su se stessa 4-5 volte per circa 3 minuti abbiamo questo piatto. Come vedete rimane rosata all'interno e tutto il resto è già cotto. A fianco c'è questo couscous che è realizzato con le betoline,
e è una cottura al vapore con un brodo di pesce per circa 4-5 ore. Vedete, abbiamo riprodotto un prato con le erbe che noi utilizziamo, quindi satano d'acqua, crescino di sorgente e finocchio selvatico. L'importante è raccontare sempre il territorio con cui uno c'è l'approccio, ci si vive, e quindi riportare sulla tavola i sapori veri della nostra terra. A fianco c'è la rucola che abbiamo realizzato con acqua di pomodoro, aceto di champagne e poi un contrasto di aceto di rose. E questa è la trota con il couscous. E allora, diciamo che noi siamo di parte perché chiaramente ci chiamiamo la trota, quindi però diciamo un difetto vero la trota ce l'ha, secondo me, e l'unico difetto che c'ha è che costa troppo poco, perché noi italiani, quando abbiamo a disposizione delle cose che costano poco perché sono magari le più vicine, perché è facile allevarle, normalmente non ci piacciono. Cioè, se io sono sicuro che se tra qualche anno il tartufo bianco costasse un euro al chilo, io mi ricordo qui diciamo era pieno di gamberi d'acqua dolce, no? Lo Stato Pontificio veniva a prendere dal 1400 i gamberi qui nella zona nostra. Papa ha sempre preso delle cose. Com'è questo fatto? E io mi ricordo che quando eravamo bambini si scendeva di sotto, si prendevano con le mani e si faceva un secchio di gamberi di fiume e ci faceva la zuppa, e costavano, si faceva la zuppa di tradizione, e costavano 70 lire al chilo. Non li voleva nessuno perché qui ce n'era una bizzetta. Nel momento in cui sono scomparsi i gamberi di fiume, il prezzo alle stelle, e tutti cercavano gamberi di fiume. A proposito del rispetto dell'ambiente, dovete sapere che sono stati liberati nei nostri torrenti i gamberi americani, i quali se fanno fuori tutti gli altri gamberi, ed è un problema serissimo. Non è che non sono buoni, è che ammazzano la biodiversità di questo paese, che, lo ricordo per inciso, ha il 50% della biodiversità vegetale dell'intera Europa e il 38% della biodiversità animale, e questa biodiversità sta quasi tutta sulla fascia appenninica, il che vuol dire che difendere i nostri territori collinari e montani è vitale per avere un paese biodiverso, che è il primo indicatore di qualità ambientale. Ma vi dicevo prima del filetto, vedete, se fate il filetto la lisca sparisce. Sparisce, ma lo utilizziamo. Esatto, lo utilizziamo per fare il fondo, sparisce nel senso che non c'è il pericolo della lisca. Un applauso ai Serva! Grazie. E ora io vado da questa bella prof, che è la... Un tempo da me si diceva preside, io prenda il microfono. La professoressa Mirella Galluzzi. Mirella Galluzzi, che è la vice mamma di tutti, perché lei si occupa di tutti. Allora, so che voi avete fatto un lavoro meraviglioso. Avete detto ai bambini di immaginare delle domande. Che fare? Legge lei o leggo io? O lei ci spiega che lavoro avete fatto? Ecco, sicuramente diciamo che il compito istituzionale della scuola è formare il futuro cittadino in tutte le sue dimensioni. Qui in questo caso ci siamo mossi su due direttrici: da un lato l'educazione alimentare, dall'altro la conoscenza del proprio territorio, perché siamo convinti che prima di tutto bisogna conoscere per amare, e amare significa poi un giorno anche difendere e valorizzare questo territorio per far sì che possa divenire anche il territorio stesso volano di una ripresa economica, no? Si è fatto cenno prima alla sofferenza di questo territorio nel periodo post-sisma, e quindi ecco, anche l'anno scorso abbiamo lavorato con Saperi Sapori, il progetto Saperi Sapori promosso dalla Regione Lazio, proprio per avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle specificità del territorio sul piano agricolo e produttivo in generale. Quindi siete stati contenti di venirci a trovare? Sì, assolutamente sì, quindi mi corre l'obbligo di ringraziare l'Union Camere, il Ministero e in particolare i padroni di casa, i fratelli Serva, perché hanno offerto ai nostri ragazzi veramente una opportunità unica che certamente resterà nel loro immaginario. E ripeto, sarà... E anche il loro pancino, perché dopo mangiano. Toccheranno con mano. Esatto. Diciamo. Allora, esageranno. Un applauso alla prof. Ragazzi, vi devo spiegare tutto. La prof bisogna tenersi la buona, perché poi date pagelle. I ragazzi hanno studiato. Ragazzi, ecco, hanno portato anche una prova, una testimonianza. Qui, carta canta,
ci sono le domande che voi avete elaborato. Ora, siccome siamo stretti coi tempi, non ve le posso far fare a voi, ma io leggo la domanda e chi è l'autore della domanda alza la mano, va bene? Prima domanda: per quale motivo il pesce di acqua dolce non è stato mai valorizzato per quello che è? Chi l'ha fatta? Grande, bravo, voi due, bravissimi. Lavoro di gruppo, vabbè, comunque, ve l'abbiamo sostanzialmente spiegato, ve lo diceva prima Maurizio, perché? Perché noi siamo dimentichi delle nostre radici e delle nostre tradizioni. Il pesce d'acqua dolce ha sfamato per secoli le popolazioni montane e pedecollinari. Poi abbiamo importato modelli alimentari che prevedono le bibite gassate, le orride polpette, queste robacce, non si può, vabbè, queste cose, diciamo così, all'avanguardia, ecco. E quindi il pesce d'acqua dolce ha perso appeal. Ma sapete perché? Perché come in tutte le cose della vita, l'ignoranza è nemica del valore. Siccome abbiamo smesso di raccontarlo e la gente ha anche smesso di vederlo. Io aggiungerei anche, prego. Per un certo periodo, diciamo, il pesce d'acqua dolce rappresentava l'unica fonte di sostentamento, esatto, la più importante, no? E stranamente l'Italia, pur essendo circondata dal mare, si consumava più pesce d'acqua dolce, sì, che pesce di mare. Se uno va in Sardegna, anche perché la gente, causa saraceni, stava tutta nell'entroterra. Se uno va in Sardegna, la ricetta di tradizione del pesce è l'anguilla, esatto, in un'isola. E soprattutto, ma perché, diciamo, questo pesce ricordava i tempi bui, cioè i tempi in cui c'era la fame. Quindi c'è stata una generazione che l'ha rifiutato proprio perché praticamente pensava ad un pesce che servisse solo a sfamarsi. Quindi è quello un po' il... E allora invece abbiamo dimostrato, anzi loro hanno dimostrato... Però anche Carlo, un'altra cosa, prego, Poggio Bustone, Rivo Dutri e Cantalice, che sono in questa oasi, sì, diciamo... durante la guerra mi raccontava mio padre che erano tutti pescatori, perché per sfamarsi andavano al lago di Cantalice, chiamato Gripa Soltile, e pescavano lungo il fiume per aiutare le famiglie. Quindi, diciamo, è stato veramente qualcosa di unico in quel periodo. Allora, io ora mi date il microfono, grazie prof. Ritorno un attimo dal ministero perché ho una domanda fatta dai bambini. Per difendere la biodiversità del nostro territorio, noi bambini che cosa possiamo fare? I bambini penso che possono fare molto, perché come ho detto anche prima rappresentano veramente il nostro futuro e i bambini devono sapere che la natura va amata e rispettata, e purtroppo se siamo ridotti così come con tutti i fenomeni che viviamo in questi giorni è perché purtroppo il comportamento umano è stato scorretto il più delle volte. Quindi va tutelata, rispettata la natura, e in particolare per quel che riguarda i pesci sappiamo che stanno sempre più diminuendo i pesci sia nel mare, nei fiumi e nei laghi. E proprio per questo si insiste anche sul concetto di un consumo anche giusto consapevole. E consapevole, sia del prodotto ittico pescato e sia soprattutto di quello dell'acquacoltura, vogliamo dire. E proprio a questo proposito, proprio questo progetto insiste proprio sulla formazione, sulla possibilità di trasmettere ai bambini qualche informazione utile, anche su come si arriva al prodotto ittico di acquacoltura e agli impianti, come funzionano gli impianti, eccetera. Non so se in questo momento possiamo dirlo, che ci sarà un concorso. Sì, ora lo diciamo. Se possiamo già vada. Un attimino, poi magari Union Camere insomma continuerà. È un concorso proprio per questo a cui parteciperanno tutte quante le scuole, quindi tutti quanti voi potete partecipare. Si chiama Vertical Video, cioè dovrete inviare dei filmati a vostra fantasia, fatti con il cellulare o con i tablet, eccetera. Molto brevi, però sugli argomenti che abbiamo trattato oggi. E il premio, ecco, si riconduce a quello che stiamo dicendo adesso, il premio sarà proprio quello di alcune gite scolastiche che si faranno nel corso della primavera prossima, proprio presso impianti di acquacoltura, in modo che anche voi possiate veramente rendervi conto come si arriva alla produzione del prodotto di allevamento e a tutti i vantaggi e tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, zio Carlo vi dice che potete fare anche altre cose. Primo, non buttare la plastica in giro. Secondo, consumare meno acqua. Quando vi lavate i dentini chiudete il rubinetto, non c'è bisogno che fate scorrere l'acqua, lo dite anche a babbo e a mamma.
terzo, non strappate le erbe dai campi per divertirvi, piuttosto imparate a riconoscerle. Quarto, dite a babbo e a mamma, io sono stancato di stare davanti alla PlayStation, possiamo andare a fare un giro nei nostri boschi? E se ripigliate confidenza con l'ambiente e con gli animali che li popolano, lì avete già fatto un passo avanti, perché innamorarsi della natura è il primo modo per salvaguardare la biodiversità. C'era un'altra domanda alla, scusate, alla quale ha risposto l'ottimo Pier Salvador. Di che cosa si nutre la trota? Ve l'abbiamo detto, praticamente la trota fa colazione come voi. Quello che mangia la trota è quello che mangiamo noi. È sempre contro corrente. Aspetta sempre qualcosa che arriva. Allora, sappiamo che nella nostra zona ci sono degli allevamenti di trota. Come funzionano l'avete visto direttamente, perché i bambini del plesso scolastico, dov'è l'appunto? Antonio D'Angeli stamattina hanno fatto un giro per vasche e colline e quindi hanno visto tutto. Altra domanda, perché avete deciso di cucinare pesce d'acqua dolce? Perché? Perché bisogna raccontare un territorio, per noi la cucina significa valorizzare il prodotto del nostro territorio, siamo dentro questa sorgente, come diceva il Presidente Regnini, la seconda Europa portata d'acqua, quindi è giusto dare spazio. Non abbiamo il mare, non c'è il mare, quindi è giusto così. Perché siete appassionati di cucina fin da piccoli? Chi l'ha fatta questa domanda? Loro tutti. È perché siamo nati tra padelle e pentole, quindi diciamo eravamo bambini. C'è un sacco di domande per voi, delle star. Addirittura. La vostra storia ci ha insegnato che è possibile emergere anche da un piccolo centro. Come si cura la passione? Ma la passione non si cura, diciamo, la passione o c'è o non c'è. E si alimenta con la droga? E si alimenta, si alimenta tutti i giorni in modo naturale, però è chiaro che questo dimostra che tanto impegno, tanta passione anche in piccoli centri si possono ottenere sicuramente risultati, insomma. Cosa avete provato quando il vostro ristorante ha ottenuto la prima stella? E la seconda domanda, come avete fatto per ottenere le prime stelle Michelin? Le prime, l'hanno prese due su tre, ragazzi. E come abbiamo fatto, ce lo domandiamo anche noi delle volte, noi ce lo dicono in tanti. Abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre creduto in un progetto che poteva così realizzare questi sogni, ma questo grazie anche alla famiglia, che ci ha aiutato molto, però, ha supportato. Sì, sì. Io posso testimoniare che li conosco bene, che sono gli chef più dedicati a quello che fanno, con un'umiltà che non ho trovato mai in vita mia. Cioè della gente che fa le pizze con le basi congelate, che si sente un gradino sotto Dio. Questi che sono in grado di cavare dalla natura sapori, sensazioni e sentimenti unici, li guardate in faccia e sembra sempre che ti chiedono permesso, posso cucinare? Bravi, bravissimi. Sì, ma è così, deve essere così. Vogliono sapere qual è il percorso di studio per diventare chef? Ma diciamo che ci son due strade, o si fa la scuola alberghiera e poi si va a fare molte esperienze fuori, magari nei ristoranti importanti. Ma ci sono anche molti e molti chef che sono autodidatti. E a volte si vede, però diciamo che molto spesso succede che quelli che hanno lavorato in alcuni ristoranti tirano fuori una cucina un po' tutta uguale. Magari quelli autodidatti che si formano poi, perché poi bisogna studiare, la regola, al di là che uno abbia fatto l'alberghiero o meno, bisogna studiare tanto. Però conoscere ed essere curiosi, assolutamente, diciamo, alla fine però tirano fuori una cucina anche più personale, quindi un pochino diversa. Allora, abbiamo risposto a tutte le domande, a che punto stiamo con l'orario? Ci abbiamo due minuti, mi bastano per ricordarvi www.wellofish.it. c'è un mare di opportunità lì dentro. Perché? Perché trovate tutti i pesci che si pescano e allevano nelle nostre coste, mitili compresi. Di ogni pesce ci avete la spiegazione,
di che pesce è, sembra strano ma c'è scritto, come si riproduce, dove abita, l'indirizzo, il numero di telefono, tutto. Ci sono i valori nutrizionali, che è importantissimo. C'è qualche parola complicata, però alla fine ci si arriva. Poi avete i filmati che abbiamo realizzato all'esordio di Hello Fish, in cui vi facciamo vedere come si alleva il pesce, come si fa la piccola pesca, quali sono le zone italiane interessate dallo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca. Fra l'altro stiamo per mettere su 20 itinerari che vi racconteranno, partendo dalle zone di pesca e di allevamento, le bellezze del territorio, seguendo la scia del pesce. Poi ci trovate dentro tutta l'attività che abbiamo fatto, quindi tutti i collegamenti, le cose. Infine avete una serie di spunti, se vi volete applicare a studiare un po' di più, a capire un po' di più, per farvi una cultura sul pesce. Poi troverete anche il concorso. Il video verticale non è che dovete farlo col telefonino per così, cioè non, lo potete fare anche per così, cioè non è che... Il video verticale significa che vi abbiamo dato un tema. Il tema è quello di cui abbiamo discusso stamattina: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, compatibilità delle attività di pesca e di allevamento, importanza per la nutrizione del pesce. E da questo voi potete fare dei piccoli video. Possono essere degli spot, possono essere delle creazioni di fantasia, possono essere il risultato di ricerche che avete fatto a scuola e che condensate in immagini. Possono essere anche semplicemente una ricetta di mamma che voi filmate e che ci raccontate. Può essere tutto quello che volete. L'importante è che profumi di buono. Buono come il pesce. Poi lo mandate a www.hellofish.it. Ci sarà un po' di esperti, si fa per modo di dire, ecco, vabbè, insomma, più o meno quelli che avete visto stamattina, fra un bicchiere di vino e un filetto di trota o un'acciughina, una canta Alice, questa Alice canterina prima che la trovo, decideremo chi vince, e chi vince avrà una straordinaria opportunità, si prende il suo pullman, fa un giretto magari lungo uno dei 20 itinerari del pesce che stiamo per editare, va a vedere o la piccola pesca, o l'allevamento, o l'ambiente dei torrenti, o quelle una, sì vabbè, decideremo quale, o per esempio la Laguna del Betello, bellissima, io sono il mare in mano, quindi grazie professoressa, e vabbè, insomma lì, e lì vi racconteranno tutto sul pesce e avrete l'opportunità di giocare a fare il pesce. Giocare a fare il pesce cosa vuol dire? Che in classe si sta zitti, muti come pesci. No, sto scherzando. Io ora qui vorrei che Pier Rambaldi, la prof, cioè tutti quelli che hanno chiacchierato stamattina venissero qui con me. Dai, su, fate questo sforzo. Tutti qua. Insieme ai serva, vediamo no, anche tutti dietro, tutti dal banco. Perché io voglio che voi dite a voce altissima, in modo che col microfono, dov'è finito? Dove sono finiti il microfono? Dov'è? Dammi il microfono, grazie. Allora, loro hanno l'archetto, lo tiene la prof, ma lo tenga a mo' di corretto. Perché io voglio che da questo ennesimo collegamento che abbiamo fatto qui da Rivo d'Utri, dalla Trota, da un ambiente naturale meraviglioso, voi ragazzi che ci avete ascoltato in tutta Italia riceviate un messaggio di speranza per il nostro paese, che è la speranza di vivere in un ambiente più pulito, dove l'identità del nostro paese è salvaguardato, dove le attività economiche hanno la giusta retribuzione, ma anche il giusto merito,
dove le istituzioni finalmente vengono riconosciute come strumento per vivere meglio tutti insieme, perché come vedete siamo una specie di branco di pesci, siamo qui a nuotare nell'acqua della speranza per dare a voi, che siete i nuovi italiani, un orizzonte un po' più sgombro dalle nuvole, e per farlo bisogna voler bene alla natura. Allora voi ora, in carrellata, date una parola di speranza ai ragazzi, legata al pesce, e poi li salutiamo. Prego. Niente, io ringrazio tutti quanti, e la speranza è questa qui, più pesce per tutti. Pesce delle acque interne, per noi è una risorsa, è una speranza e la certezza di un futuro. Mangiare bene, mangiare sano, mangiare in semplicità e soprattutto mangiare anche prodotti della vostra terra, che è molto ricca. Sì, dicevo, Lucio Battisti cantava Acqua Azzurra, Acqua Chiara, quindi mangiate la trota che è praticamente nostra e abbiamo l'allevamento qui a fianco. Io direi di nuotare controcorrente come la trota, visto che tutto va al contrario, mettiamoci la tutta e tutto sarà più bello. L'invito di mangiare più prodotti dell'acquacultura nazionali, sia pesci che molluschi anche. Io vi dico che l'acquacultura non è un'attività, ma è una necessità sociale, per cui dico a tutti voi, quando siete grati, diventate acquacultori come me. Quindi quando andate in vacanza al mare o al lago, mangiate i pesci che ci sono lì. Allora ragazzi, con queste inviti a essere pesciaroli per tutta la vita, noi vi lasciamo. È stata una bellissima esperienza anche quest'anno. Vi ricordo veramente www.hellofish.it, il concorso, ci potete scrivere. Se volete entrare in contatto con noi siamo felicissimi di rispondere a tutte le vostre domande, ma sappiate una cosa, per volerci bene bisogna voler bene alla terra, e per voler bene alla terra bisogna che noi abbiamo rispetto della natura, a cominciare dallo stare in salute noi. E come si fa a stare in salute? Coltivando una cosa che disse tanti, tanti anni fa un signore, si chiamava Marsilio Ficino, lo so, a scuola non ve la raccontano questa favola, però bisognerebbe cominciare a riraccontarla. Questo signore, che era un medico, un filosofo, un grande traduttore dei classici greci, fu incaricato dai medici di trovare una chiave per raccontare al mondo la necessità di rimettere l'uomo al centro. E Marsilio Ficino, leggendo Plotino, trovò questa frase che ora io vi racconto, che dice: la materia non ha la forza in sé per darsi forma, perché ciò accada è necessario che la materia incontri l'anima, che significa la passione, l'intelletto, la voglia di fare. E quando la materia incontra l'anima, il grado dell'incontro è la bellezza, e la manifestazione della bellezza è la qualità. Noi abbiamo costruito l'Italia con questo programma. A voi il dovere e il diritto di continuare a perpetuarlo. Ciao, alla prossima.